Grazie dell'introduzione, si sente? Grazie dell'invito e dell'introduzione. Negli interventi precedenti sono stati così buttati sul tavolo tantissimi stimoli, elementi e mi rendo conto della complessità che le amministrazioni si trovano poi a gestire. Quindi non pretendo di entrare ovviamente in questa dimensione, ma cerco di raccontarvi quella che è la mia esperienza in questi ultimi anni in questo posto che si chiama Edge Farm, e poi vedere se si riesce a, da quello che è stato fatto lì, si riesce a estrapolare qualcosa che abbia un senso un po' più generale. Allora, comincio con dire cos'è questa iniziativa. Si chiama H Farm. È un'iniziativa imprenditoriale privata, la quale si prefigge di creare nuove imprese che lavorano su internet, che lavorano nel digitale. Quindi lo scopo fondamentale di tutta l'attività è quella di fare nuove imprese, in particolare di imprese giovanili. Quindi le tematiche fondamentalmente sono il digitale, quindi internet in tutte le declinazioni, l'e-commerce, i social media, il mobile, tutto, però sviluppata non tanto come un centro di ricerca o come un punto centralizzato, ma fatta di tante iniziative piccole che con grandi potenziali di crescita, create da giovani e giovanissimi. L'età media che è da noi, a parte la mia che tira su la media notevolmente, è fra i 25 e i 30 anni, qualcuno 35, la maggioranza è fra quella in quel modo. Quindi questa è un po' la tematica. Sicuramente è una tematica un po' specializzata rispetto alla generalità delle cose che avete, che un territorio come questo contiene, però secondo me ha degli aspetti che sono significativi. Allora, intanto vi dico come funziona questo meccanismo. La prima parte, quindi fondamentalmente ci sono due componenti. La prima è quella di una capacità di investimento, quindi uno degli elementi che bisogna mettere sul tavolo per fare qualcosa che cambi una destinazione di un territorio o una situazione è sicuramente ci vogliono dei capitali. Ci vogliono dei capitali di rischio, perché queste iniziative sono ad alto rischio. Dopodiché ci vuole come dire, una serie di competenze, di servizi, di un luogo fisico che consenta a chi ha idee imprenditoriali di trovare un contesto che lo aiuti a sviluppare questa idea imprenditoriale. Quindi queste sono le due cose che compongono le attività di Pharma. È nata nel 2005, quindi 7 anni fa, quindi rispetto ai 10 anni che diceva Gigi, abbastanza. Nel 2005 non c'era sicuramente questa attenzione sul mondo digitale che c'è adesso ormai è tutto, lo diamo tutto per scontato. Nel 2005 ci voleva una buona visione per individuare questa opportunità, però si è capito, Donald Don, che è l'imprenditore che ha lanciato questa iniziativa, ha avuto questa intuizione. La seconda intuizione che ha avuto, e lì c'è la dimensione più di imprenditoria sociale, che forse è più interessante per questa discussione, è quella, la visione non era tanto quella di fare qualche azienda e vendere, fare i soldi, ma quella di creare un nuovo distretto, quindi di creare di riconvertire una zona che è la campagna più profonda. Cioè nei primi anni, nel 2005 quando ci andavo, bisognava telefonare 10 volte perché ci si perdeva continuamente. Quindi di riconvertire una zona di campagna in un distretto industriale. Quindi il grande progetto è quello di un distretto. Quindi non è tanto di fare un'operazione finanziaria o anche solo industriale, ma quella effettivamente di cambiare un pezzo di territorio. La scelta del territorio è perché è bellissimo, è proprio a fianco del Sile, è a pochi minuti dall'aeroporto di Venezia, quindi anche poi logisticamente, al di là dei navigatori che certe volte sbagliano a dare indicazioni, è anche comodo da raggiungere, però poi purtroppo non si riesce a proiettare perché la luce non consente l'uso del proiettore, perché è molto interessante vedere come è stato sviluppato anche dal punto di vista architettonico
un posto bello, quindi un posto in cui la gente viene volentieri, in chi, dove chi ci lavora ci sta volentieri, d'inverno, di mattina, di sera, ci sta fino a tardi, e quindi si è creato questo, questo tipo di ambiente. L'aspetto della, del luogo, nonostante poi le, tutte le iniziative siano digitali, quindi in teoria tutti quei ragazzi potrebbero lavorare sulla nuvola stando, seduti, stando a casa, e potrebbero, dal punto di vista pratico, potrebbero effettivamente fare questo tipo di attività. Però il luogo fisico è veramente un patrimonio insostituibile, perché prima di tutto crea un polo di aggregazione, e in questo polo di aggregazione succede, come è successo a San Francisco dall'inizio degli anni 70, che quando comincia ad arrivare gente che è brava su una tematica, attira dell'altra gente brava, perché i talenti attirano i talenti. Quindi si crea una, un addensamento di un fattore, che è la creatività, che è il talento, che poi mette in moto questo tipo di meccanismi. Tanto che adesso, non a caso, io stavo a Farm e Gigi è venuto lì, cioè io non l'ho cercato e lui è arrivato. Quindi il fatto è che si è creato, come dire, un elemento di è come una forza di attrazione, per cui adesso in questo momento lì, dopo tutta questa attività di questi 7 anni, è diventato effettivamente un polo di attrazione. Quindi ci arrivano gli industriali, ci arrivano, viene la Telecom, viene la Vodafone, viene Illy, viene Renzo Rosso, eccetera. Quindi si è creato da questo nucleo iniziale una serie di competenze, di capacità di visione, che adesso stanno attraendo giovani talenti, ma anche gli industriali più attenti che vogliono seguire quelle che sono le appunto le evoluzioni e le opportunità offerte dal digitale. Quindi il luogo fisico è veramente, io inizialmente sinceramente non l'avevo così valorizzato in questi termini, il luogo fisico è veramente una parte fondamentale. Poi lì il progetto è stato sviluppato, fra l'altro, con l'aiuto di un altro scledense che si chiama Cibic, l'architetto Cibic, Aldo, e quindi moltissima di quello stile, di tutto quel contesto è stato appunto disegnato con lui. Aldo Cibic ha un progetto che si chiama Rethinking Happiness, qualcosa del genere, che appunto sviluppa un distretto industriale, però con quella logica del benessere, mettendo insieme l'agricoltura, il territorio, le idee e così via. Quindi questo è un po' il progetto sul lungo periodo. Fino adesso dove siamo arrivati? Dal 2005 adesso sono state create 32 aziende, e quello che è più importante, ci sono 220 persone che lavorano in quel posto. Quindi, cioè, non è ancora quello che si può definire un distretto, però sicuramente è diventato un polo che nel digitale in Italia e in Europa non c'è uguale. Forse c'è a Berlino qualcosa, però un'operazione di questo tipo sul territorio non è stata fatta da nessuna parte in Europa. Quindi è una cosa di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi, che sia nata qui poi sul territorio. Tanto che il ministro Passera 2 settimane fa, siccome vuole includere un'iniziativa per le start-up, per le nuove imprese, nei nuovi piani per lo sviluppo, è venuto lì, ha tenuto lì questo evento dedicato a questa tematica. Quindi è stato un riconoscimento che questo luogo in Italia è veramente un grandissimo punto di eccellenza. Quindi questa è un po' l'esperienza. Quindi le prime osservazioni sono: uno, che si può fare, quello che è importante è, ovviamente, ci vuole un imprenditore, ci vuole una visione, ci vuole qualcuno che creda non solo sul breve termine, nella monetizzazione a breve termine, ma su un progetto più a lungo respiro. Due, che ci sia questa visione anche di come declinarlo. Il terzo elemento è, secondo me, la specializzazione, cioè il fatto di puntare non genericamente su N cose, il green, le energie, il digitale, eccetera, ma di puntare su una singola cosa. Solo in quel modo si riesce a raggiungere una massa critica di competenze che poi avvia quel meccanismo che dicevo prima, che consente di attrarre altre competenze. Quindi la rete di cui si parlava, secondo me, è fatta. La rete poi è fatta di nodi, di fatto, però
con competenze molto, molto specializzate, perché in questo modo si riesce a, a esprimere l'eccellenza. L'altra cosa importante è creare nuove imprese e lanciare l'imprenditoria giovanile. Cioè, secondo me, tutti i progetti di sviluppo di cui si parla non avranno successo se non si fanno nuove imprese di giovani, e quindi occorre studiare i meccanismi, questi che nel mondo digitale sono abbastanza consolidati, gli incubatori, gli acceleratori sono un esempio, probabilmente bisogna adattarli a altri settori industriali più pesanti, però sicuramente occorre avviare programmi perché nascono nuove imprese giovanili. Sono loro che sono capaci di declinare nuove tecnologie anche nei settori magari più tradizionali. Quindi questi elementi per lo sviluppo sono appunto creazione di poli specializzati, imprese giovanili e iniziative che riescano a stimolare questo tipo di sviluppi. Posso aggiungere solo una cosa? Come si dice? Serve un imprenditore, serve focalizzare. L'unica cosa di cui non c'è bisogno, mi arrogo questa, è i soldi. No, nel senso, posso dire per esempio che su Ice Farm che sei imprenditori di questa area che sta investendo. Non occorre fare i nomi, ma che sei. Va bene. E disponibilità da questo punto di vista finanziarie, che ne sei quante se vuoi. La cosa, cioè, non è questo il problema. Il problema è trovare l'imprenditore, l'idea, e dopo le condizioni che spiegava Franco, ma credo che questa sia una cosa oggi, tra l'altro teniamo presente che oggi il mercato sia alla ricerca delle occasioni di investimento, perché con quello che hai dei bot, i bund e così via, credo che, ecco, da questo punto di vista, se che sei l'idea, se che sei l'imprenditore, credo che gli stessi investimenti che oggi dall'Alto Vicentino va in quella direzione, puoi trovare anche altri lidi, insomma. Mi sei tutti porican come team.